Cari amici napoletani, io adesso mi dovrei tagliare i coglioni, giusto? Perché ho perso la sfida, perché Mertens ha rinnovato con il Napoli e quindi resterà al Napoli. Adesso è ufficiale, ragazzi, è arrivata ieri la conferma da parte del sito partenopeo, ma non solo, è arrivata la notizia ufficiale da tutte le parti, quindi Mertens resterà a Napoli. Io mi sono giocato i coglioni che sarebbe venuto all'Inter, ma purtroppo regà, così non è stato. E quindi dall'altra parte della bilancia, però, l'interista Vazio vi ha detto che comunque sia Lautaro Martinez resterà almeno un altro anno all'Inter, quindi dall'altra parte della bilancia ci ho azzeccato. Su Mertens ho sbagliato, ma su Lautaro Martinez ormai penso di averci azzeccato, perché comunque sia non penso che il giocatore parta quest'anno. Quindi un punto a favore a testa, e guardate anche il lato positivo della medaglia, non vedete solo quello negativo, perché comunque sia, come vi ho detto ragazzi, qua su YouTube ognuno prova a giocarsi le carte che ha, prova a giocarsi quello che ha da sentirsi, e siamo in un paese democratico dove ognuno può dire la sua. Io credevo fortemente all'Inter, credevo fortemente a Zanga, alla società, al presidente, e a Marotta. Io credevo che l'Inter alla fine sarebbe riuscita a portarsi a casa il giocatore, ma purtroppo non è stato così, perché comunque sia l'Inter ha voluto un po' frenare la trattativa e quindi non ha voluto superare l'offerta del Napoli. Regà, che vedevo lì? Purtroppo Mertens rimarrà a Napoli, ed è così, regà. E fu così che mi devo tagliare i coglioni. E fu così che mi devo tagliare i coglioni. Va bene, raga. Mi sono giocato i coglioni. Ma questo non significa che adesso io non ce li ho più, perché io coglioni sotto le palle ce li ho sempre. Ma non solo in modo. In modo fisico, ma anche in modo mentale, anche in modo. Cioè, raga. Io sono uno che dice sempre la sua, che non c'ha paura di perdere, non c'ha paura di nessuno, non c'ha paura di essere criticato. Quindi adesso criticatemi quanto volete, fate quello che volete. Napoletani, venite a scrivere sotto questo video e ditemi tutto quello che volete. Per me non c'è problema, raga. Potete criticarmi, anzi, potete anche insultarmi, quindi, raga, tanto mi rimbalza tutto addosso. Napoletani, cari napoletani, le vostre offese mi rimbalzano tutte addosso. Vi mando un bacione, regà. Vi mando un bacione.